Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro Discord pubblico, trovate qua sotto in descrizione, e passate alla nostra pagina di Twitch dove saremo live tutte le sere dal lunedì al venerdì, salvo imprevisti alle ore 8:30. Ieri ho avuto un altro imprevisto, come avete notato, perché tanto si è notato. Ma andiamo avanti con le notizie di oggi perché è quello che più vi interessa. Getty Love Pepe fa una domanda a Dani, andiamola a leggere insieme. Amico, ricevo una missione solo il martedì, anche tu? Scherzi a parte, se continuo così non completo il passaggio. Dani Supercell, cosa fare? E Dani gli dice una cosa che è abbastanza scontata, poi dopo ne parliamo. Le missioni extra sono solo il martedì e il giovedì. Le missioni sono state calcolate in modo che tu possa completare il pass e avere ancora abbastanza gettoni per circa 50 o più casse, quindi sarà facile da completare, nessun problema. Ecco ragazzi, questa è una cosa effettiva. Io con meno di un'ora al giorno faccio tutte le missioni appunto della giornata e in più mi porto a casa a fine season almeno una settantina addirittura di casse in più. L'avete visto perché ve l'ho portate direttamente con il chest opening, quindi è una cosa calcolata. Se giocate normalmente e anche con meno di un'ora al giorno potete fare tutte le missioni e avere casse in più per il prossimo aggiornamento. Andiamo avanti ragazzi, perché questi Inktober continuano e ci sono tanti bei lavori in giro, quindi cercate Inktober 2020 e ne trovate tanti. Allora, Inktober Challenge Day 3, Bulky, Robo Mike, oppure possiamo chiamarlo Dynamacchina. Effettivamente molto ben fatto, come vedete una bellissima rappresentazione, che stanno facendo una sorta di tiro alla fune, in pratica giustamente comandato sempre dal bellissimo uccellino sulla sua testa che lo governa essendo un robot. Molto ben rappresentato anche lo scrap addosso al metallo, quindi anche un pochino rovinato e rotto e sporco. Addirittura io vedo un particolare sopra il piede sinistro che, se lo guardate bene, sembra una faccina che sorride e fa la bocca tipo oh. E poi la cosa bella, giustamente come sempre, lo sfondo rappresentato sempre con queste bellissime montagne russe di Brawl Stars. Jinx e Lynx fa una domanda a Dani, gli dice Jinx e Lynx fa notare una cosa a Dani, gli dice: grazie Dani, un'altra cosa, alle motte piangenti di Dynamic manca la bocca, ti farò sapere se trovo qualcos'altro che non va. Dani dice: questo è un carburante da incubo, è inteso come un problema da incubo, proprio lì. Lo sistemerò domani, quindi probabilmente nei prossimi bug fix oppure nel prossimo aggiornamento vedremo anche un fix alla pin del Dynamic. Brawl Stars ufficiale, giustamente non so se è cinese o giapponese, non capisco bene, penso sia cinese comunque. C'è scritto Coming Soon Super Pop-Up, non so che cosa sia, e comunque è sponsorizzato dal Supercell Lounge, quindi probabilmente è una cosa ufficiale e anche in diretta, visto che c'è scritto che è live. Mi spiegate che cosa c'è scritto lì? Frank condivide il primo Nendoroid arrivato effettivamente a casa di Yapimaru e eccolo che lo possiamo vedere in tutta la sua bellezza, nella sua confezione, addirittura ne ha presi due. La cosa interessante appunto è che ha la possibilità di cambiare la parte della faccia con la faccia sorridente e ha tutti i vari gadget come il vasetto con appunto il cactus e la cassa di Brawl Stars piccolina, addirittura dall'altra parte ha una gemma, perché giustamente questo piccolo, questa statuina si può muovere sia con le braccia che col volto che con la testa, quindi ha diverse cosine e gli hanno aggiunto i gadget che può tenere in mano. Molto carino. Questa è una concept fatta dal nostro grande Sam383 come sempre, e dice: perché non rifare un rework effettivamente delle immagini di questi due brawler? Quello della Maxine effettivamente ha bisogno di un rework perché sembra veramente un tostapane con quella nettezza con cui hanno fatto la prima immagine. Con la seconda già gli dà quel senso più morbido e comunque femminile, perché comunque ricordiamo che Maxine è femmina. La cosa interessante anche con Colette, allora, il fatto della bocca chiusa col sorriso coi denti non mi piace tantissimo, perché comunque lei è pazza, quindi è da rappresentare pazza anche nell'immagine piccola. Però giustamente il fatto di aver arrotondato un pochino più la faccia, di aver ammorbidito un po' più quella linea spigolosa anche del suo mentone, suona molto meglio, anche perché il naso da una parte sembra un po' da maialino in quella vecchia, invece quella nuova gli hanno fatto quella alla francese, che è più simile a quello della skin in gioco, quindi sinceramente sarebbe un ottimo rework. Nick Cochran chiede al nostro mitico Frank: adoro questa collaborazione, spero che la mia arrivi presto, parliamo delle statuine. Supercell Brawl Stars ha altri piani per il merchandising di cui puoi parlarci? Quando si tratta di merchandising, Supercell sono come Ash Ketchum, devo prenderli tutti. Giustamente il problema è anche devi trovarli tutti, perché ce ne stanno veramente pochi. Frank dice: ah, niente di cui parlare al momento, ma visto che mi segui lo sentirai qui. Quindi non c'è ancora niente in vista di nuovi merchandising, però probabilmente dobbiamo seguire Frank per scoprire novità.
Questa l'ha messa French Artist, se non erro, un paio di giorni fa. Molto interessante. Ha rappresentato l'immaginina del suo personaggio, appunto, di French Artist stesso, come se fosse un brawler cromatico. E devo dire che ci sta prendendo pure come stile di disegno, lo sapete. Jose chiede una cosa a Dani un po' particolare. Sinceramente, che ho visto che in alcuni giochi fanno, e probabilmente non è così giusto. Ma andiamo a vedere. No, Dani, perché non aggiungi un sistema in Brawl Stars che ogni volta che ti piacciono o non piacciono le notizie, la persona ottiene uno sconto per una gemma negli skin, quindi in pratica un premio per l'interazione con le notizie? Dani dice perché vogliamo che i like siano sinceri e non per uno sconto. Il problema, Dani, è che effettivamente molte persone non fanno niente per niente e molta gente si annoia soltanto a premere le pubblicità o a guardare un video semplice. Quindi se li invogliate anche con una cosa piccolissima, probabilmente avrete dei risultati più giusti, perché voi avete detto vi diamo una gemma se mettete like o dislike, quindi sarà ugualmente sincero. Un ragazzo ha condiviso le sue statistiche, però in queste statistiche hanno aggiunto che si possono appunto vedere la cumulativa di tutti quelli che hanno giocato da Samsung. Nell'ultima settimana sono aumentati di tantissimo le persone che hanno giocato a Brawl Stars dal Samsung, in questo caso 5.090.000. Veramente tantissime persone stanno giocando a Brawl Stars e probabilmente si sono riattivate in quest'ultimo momento, un pochino perché ci sono le missioni, un pochino perché c'è stato il calo appunto dei trofei, quindi c'è stato il reset stagionale, un po' anche perché stiamo tutti aspettando che esca qualche aggiornamento interessante di ottobre. Jinx Lynx chiede un'altra cosa a Dani, ragazzi, gli dice: manca la pin predefinita di Shelly, posso richiedere nella giunta? Sta parlando del pack, appunto quello lì che viene dato a tutti adesso, con tutti gli asset di Brawl Stars aggiornati per poter creare dei contenuti fatti in modo corretto e anche delle copertine cover per i video di YouTube e simili fatti in modo corretto, quindi senza crearseli da soli, almeno sono originali. Però Jinx Lynx gli fa notare che mancano comunque degli asset e delle immagini nell'ultimo aggiornamento che hanno fatto di questo pack. Infatti dice: questo kit divento è strano, ha molte cose che mancano o sono state usate nel gioco, mentre ha quasi tutte le cose che non sono utilizzate, quindi quelle vecchie che sono lasciate da parte. Dani dice: forse potresti essere più specifico, cosa senti che manchi e cosa pensi che sia troppo? Effettivamente bisogna andare ad analizzare bene tutto ciò che manca a farglielo aggiungere, perché magari sono cose importanti. Mamon mi condivide questa immagine dalla pagina Rejected, che ancora non capiamo se è una cosa ufficiale, ufficiosa o fake, però continuiamo a seguirlo perché potrebbe portare qualche segreto, chi lo sa. In chat hanno scritto: questa è la prima TV, il primo TV show dello Star Park presentato da System. Ok, chissà se sarà vero o no, lo scopriremo molto presto. Explosive mi ha condiviso questa immagine, l'ha condivisa anche a Brawl Stars. Lo ringrazio perché oltretutto è italiano. Il mio Leon fatto di cibo. Wow! Ragazzi, che fantasia questo ragazzo, complimenti, anche perché è italiano, quindi va giustamente ancora di più spinto, perché vogliamo vedere più italiani anche nel giro di Brawl Stars, sia degli artist che dei giocatori grandi, sinceramente. Quindi vai così, il mio Leon è fatto di cibo, con le banane, io vedo lì, se non erro, delle ciliegie, vedo anche, non so che cosa sono quelle lì, sembrano olive. Oddio, c'è un punto che sembrano olive. Poi ci sono delle more, poi ci sono delle zucchine, se non capisco male, sinceramente. Ci sono anche diverse verdure e vegetali, anche dell'insalata là sotto. Vedo forse anche un pezzo di cipolla, non ne sono sicuro, sinceramente. Però veramente ben fatto, mi piace tantissimo. Nick Giove mi condivide una cosa molto importante che dopo vediamo un pochino più nello specifico. Allora, in questo post SpendLC, pro player di Brawl Stars, mostra una parte di foto, ma la cosa più strana è che tagga una nuova pagina chiamata da Brawl Mysteries, e che infine questa nuova pagina è seguita anche da Frank. Quindi wow, e ci sono questo pezzettino che sembra un angolo in basso a destra di un logo. Non sappiamo che cos'è quel logo, non sappiamo cosa rappresenta, magari è soltanto il nuovo logo di SpendLC, magari è il logo di questo Brawl Mysteries nuovo che sta venendo svelato, oppure potrebbe essere qualcosa che riguarda comunque Brawl Stars, anche perché là dietro c'è uno sfondo con le stelline con la faccina di Brawl Stars, ok? Inventata totalmente, che ha le facce diverse, quindi non penso sia originale, però comunque c'è qualcosa dietro. Andiamo a vedere la prossima immagine. Per curiosità sono andato su questa pagina di Twitter chiamata Brawl Mysteries e oltre all'immagine di SpendLC che ci fa vedere appunto la parte bassa a destra, c'è anche un'immagine di Tom, che è un altro dei grandi di Brawl Stars, con l'immagine in basso a sinistra. Quindi questa immagine si sta completando. Io direi di rimanere a seguire bene questa pagina perché vogliamo capire che cos'è questo logo. Magari è soltanto una challenge tra creator come quella lì che c'è stata ultimamente, magari potrebbe essere qualcosa di interessante. E siamo arrivati alla fine di questa puntata
del TG Bro Stars, ragazzi, arriviamo a 2000 like. Condividete il video, iscrivetevi al canale se sei nuovi. Lasciate l'hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro disco pubblico, trovate qua sotto in descrizione. E passate alla nostra pagina di Twitch, dove saremo in live, salvo imprevisti, che questi imprevisti ultimamente sono spesso, alle ore 8:30 dal lunedì al venerdì, ragazzi. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video.